Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Location inusuale per la nostra puntata settimanale della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività del Campus Italia. È una location inusuale, questo è vero, ma è anche in realtà la location che più calza rispetto al nome della nostra trasmissione, visto che ci troviamo proprio all'interno della Casa della Pallamano, del Palasport di Chieti, il centro tecnico federale che ospita le attività della squadra federale Campus Italia. È stata una settimana certamente intensa e molto positiva soprattutto per i ragazzi del Campus Italia, almeno fino ad ora, visto che sono arrivate due vittorie consecutive. Non era mai accaduto in questa stagione di Serie A Gold, battute in sequenza il Secchia Rubiera e la formazione del Romagna. A raccontare la partita del Romagna c'era la voce abituale del Campus Italia ed è un grande piacere averlo nostro ospite nella nostra trasmissione. Io saluto con grande piacere appunto Andrea De Loisio. Ciao Andrea. Ciao Matteo e naturalmente un saluto a tutti i telespettatori. E allora, prima di vedere le immagini, è stata una settimana, lo dicevamo, particolarmente positiva per i ragazzi del campus. All'orizzonte c'è questa sfida proibitiva, almeno sulla carta, con il Conversano, però quale miglior viatico se non arrivarci con due vittorie? Sì, due vittorie che danno un grosso segnale per questo gruppo, perché è la prima volta che vengono realizzate in maniera consecutiva e quindi danno un certo segno di continuità anche nel lavoro svolto, oltre che nei risultati acquisiti fino ad ora. Due vittorie che tra l'altro determinano anche un fatto che è dato dalla classifica e dai dati effettivi, cioè questa squadra, al di là del fatto che non fa classifica, però con squadre di pari livello ha conquistato importanti risultati, ha vinto. Con il Rubiera ha vinto all'andata e ha vinto al ritorno, con il Romagna ha pareggiato all'andata lì e ha vinto al ritorno, deve ancora affrontare il Carpi all'ultima giornata dove ha pareggiato e dovrà venire qui a Chieti, quindi insomma almeno tre squadre alla sua portata o anche magari qualche gradino sotto ce le ha in questo campionato, e questo credo che già sia il grosso dato importante che sottolinea l'ottimo lavoro fatto fino ad ora. Senza ombra di dubbio, e appunto il lavoro è evidenziato dai miglioramenti di questi ragazzi, ma poi a fianco ai miglioramenti naturalmente servono i risultati che stanno pian piano arrivando. Adesso, come dicevamo, c'è questa sfida molto difficile sul campo del Conversano, la squadra campione d'Italia, squadra tra le favorite per la vittoria del titolo italiano anche quest'anno. Prima di tutto però, prima di presentare, ascoltando proprio le voci dei protagonisti in casa Campus Italia, la prossima sfida, andiamo a vedere gli highlights e dunque il racconto curato proprio da Andrea De Loisio della gara vinta contro il Romagna 29-23 mercoledì scorso proprio a Chieti. Intanto è proprio Manolo che riparte, palla a tiro e dal gol, secondo gol personale. Ancora manovra, la formazione ospite, sono tre gol da recuperare per la formazione romagnola, palla che tende sul palo, recupera quindi De Angelis che può ripartire, subito il taglio per Wierer, tiro, gol con palla toccata. -8 il punteggio, si rimette a meno 2 e torna sul più 3 con il sesto centro personale di Manojlovic. Quindi Manojlovic tira il gol. Ora Wierer, il taglio per l'ala dalla parte opposta, la conclusione, il tiro del gol di De Angelis che da quella posizione non perdona. Palla quindi per Antic, recupera Manojlovic, tutto solo, un'autostrada per Manojlovic, tiro e gol. 12 i gol di Christian Manojlovic, vero mattatore di questa sfida. Yeah,
top top. Guess I'm going back to the side, 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 side. Least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Ball singing low while I pop a ball off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always... Terza vittoria, la seconda consecutiva ed è la prima volta che accade in questa stagione. Numeri alla mano per il Campus Italia. Questi riflessi filmati della sfida vinta dal Campus Italia, come dicevamo, 29-23, è stata la seconda vittoria consecutiva sabato scorso in trasferta a Rubiera. Era arrivato invece un netto 37-30, poi ascolteremo anche le interviste facendo un lieve passo indietro. Prima di tutto però chiedo ad Andrea D'Aloisio, che ha seguito le vicende della squadra federale non solo quest'anno, anche nel corso della passata stagione, hai raccontato le partite, cosa ti ha colpito di più dei passi in avanti, dei progressi di questi ragazzi? Beh, il grande lavoro che è stato fatto, ma soprattutto in fase di costruzione del gruppo e di crescita dal punto di vista fisico, basta rivedere questi giocatori alla prima partita, alla prima gara giocata, e già dal punto di vista fisico si vedono dei notevoli passi in avanti, che poi insomma la pallamano è molto fisicità, quindi insomma conta molto anche il lavoro fisico. Dal punto di vista tecnico è chiaro che i giocatori stanno esprimendo dei valori sicuramente importanti, insomma già il fatto che Manojlovic e De Angelis sono oramai in pianta stabile nella nazionale senior fanno capire il grosso lavoro che è stato fatto, ma non solo loro, perché poi c'è il rischio che con due fenomeni come loro passi in secondo piano anche il lavoro e il progetto di crescita che è stato fatto anche con gli altri atleti. Il comparto dei portieri, per esempio, io ho visto dei grossi passi in avanti da parte dei tre portieri che faranno sicuramente delle grosse carriere, perché insomma hanno dimostrato di valere sicuramente la maglia che indossano, ma non solo loro, insomma io credo che sia un gruppo che ha fatto dei grossi passi in avanti con un lavoro anche dal punto di vista tattico, sia in fase difensiva che in fase di attacco, con varie soluzioni. Per esempio in alcune gare hanno cominciato piano piano a conoscerlo, Manojlovic ha preso a uomo e sono trovate delle soluzioni alternative, il gioco sul pivot, il lavoro con le ali, quindi insomma un grosso lavoro anche dal punto di vista tecnico e di crescita di questo gruppo. Indubbiamente, come detto, per l'appunto la crescita è stata a 360 gradi da parte di tutto l'organico, anche perché poi il fatto di non fare classifica, il fatto di non giocare con l'assillo del risultato, o meglio avercelo come obiettivo e come stimolo, non avere però la pressione di dover vincere a tutti i costi, permette sia ai ragazzi sia allo staff tecnico di lavorare con serenità e anche durante la partita di dare spazio poi a tutto l'organico, perché l'obiettivo prioritario è la crescita e non è il vincere le partite. Poi se si vince tanto meglio, ma ovviamente migliorare tecnicamente, migliorare caratterialmente è al primo posto in un progetto così. Sì, l'obiettivo è quello del lavoro di gruppo, cioè cercare di sfornare più giocatori possibile, perché poi questi ragazzi rappresentano e rappresenteranno il futuro un po' della pallamano italiana, quindi è importante costruire giocatori che possano militare a livelli importanti, non solo a livello italiano ma magari anche all'estero, perché magari alcuni di questi andranno pure all'estero a giocare, sarebbe anche importante per la crescita dell'intero movimento ma anche del gruppo che è nella nazionale italiana. Quindi insomma è un lavoro quello che è stato svolto di crescita, soprattutto in prospettiva senior, ma non solo, perché insomma è un gruppo che anche a livello giovanile continuerà ad andare avanti prima di arrivare insomma al top e arrivare alla nazionale senior. E infatti lo abbiamo anche ascoltato poi nelle voci dei ragazzi che settimanalmente sono ospiti della nostra trasmissione. Siamo in una fase del progetto del Campus Italia di chiusura, perché di fatto con il 15 aprile terminerà la stagione, poi i ragazzi che sono tutti giovanissimi rimarranno a Chieti ad allenarsi e ovviamente a vivere, perché devono terminare la scuola, quindi l'anno scolastico, ma nel frattempo sono settimane di novità, di cambiamenti queste, perché intanto tutti si stanno guardando attorno, è già ufficiale il trasferimento a partire dalla prossima stagione di Cristian Manojlovic nella Raimon Sassari, una delle squadre al top del campionato italiano. Altri andranno all'estero, altri stanno pian piano trovando accordi e quindi sono, come detto, novità e settimane, soprattutto di novità, settimane intense per i ragazzi del Campus Italia. Abbiamo parlato ampiamente vedendo le immagini della partita vinta contro il Romagna, adesso ascoltiamo le voci dei protagonisti, nel modo particolare in casa Campus Italia il tecnico Pasquale Maione, poi Alessandro Battaglia, che dopo l'infortunio è tornato a far gol, è tornato finalmente a sorridere, uno dei ragazzi che ha dovuto affrontare tanti problemi questa stagione di Campus, ma che in questo finale di stagione si sta togliendo le sue soddisfazioni. Ascoltiamo.
Ci mancava una vittoria in trasferta, l'abbiamo fatta sabato scorso, e ci mancavano due vittorie di fila, l'abbiamo fatta adesso. Ora giusto festeggiare, perché è sempre bello vincere, ma dobbiamo subito rituffarci, perché ci aspettano due match sulla carta impossibili, che sono in casa dei campioni d'Italia e a Fasano, quindi sono due trasferte durissime in Puglia, però anche questo deve essere un ulteriore stimolo per i ragazzi, perché giocare contro squadroni del genere deve essere sempre una cosa a cui uno ambisce. Per quanto riguarda oggi posso fare solo i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la fase difensiva. Abbiamo subito per la prima volta meno di 25 gol e quando subisci 23 gol poi penso che sia normale portare a casa il risultato. I risultati di questo campionato stanno dicendo che, al di là del fatto che questo gruppo non fa classifica, però se avesse fatto classifica probabilmente magari alla fine sarebbe anche salvata, magari dai play-out, da una buona posizione, però due o tre squadre sotto, anche nei risultati fino ad ora maturati, probabilmente ce le ha. Due le abbiamo viste nelle ultime settimane, perché con Romagna avete pareggiato all'andata e vinto al ritorno, il Rubiera due vittorie, c'è ancora il Carpi da affrontare, avete pareggiato lì a Carpi, quindi insomma un tre squadre nel valore di questo campionato sotto, almeno nei valori espressi in questa annata, ci sono, quindi forse in una prospettiva playout magari sarebbe anche salvato questo gruppo. A parte la salvezza, io penso che sarebbe stato stimolante per noi giocare i playout, no? Perché comunque a questi ragazzi serve giocare il più possibile. Il fatto che siamo riusciti a metterci qualche squadra sotto deve essere per noi motivo di orgoglio, perché magari sulla carta inizio anno tutti ci davano, non dico per spacciati, però partivamo come gli outsider, come i ragazzini che erano stati messi come la Cenerentola, esatto, come premio, e invece abbiamo dimostrato che lavorando giorno dopo giorno seriamente qualcosina, qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Tassinari, una sconfitta che complica malettamente le cose per il Romagna. No, in realtà non cambia niente nel nostro percorso. Abbiamo subito un grave infortunio con Alonso all'ultima partita, chiaramente questo ci ha un po' destabilizzato, perché stavamo iniziando a giocare bene con tutto il collettivo, ma non cambia nulla nel nostro percorso, tanto noi i play-out li dobbiamo fare comunque, quindi che sia da ultimo o da penultima cambia poco, perché poi quando ci saranno le partite che contano bisogna vincere quelle. Prossime gare che serviranno per cercare di trovare la migliore condizione proprio in vista della post season, quindi? Ma secondo me non è una questione di condizione, è una questione di convinzione, perché anche oggi il vero divario sono i tiri che abbiamo sbagliato dalla linea dei 6 metri e forse mancata anche qualche parata nel primo tempo. Per il resto, dopo persa la fiducia, la partita non l'abbiamo più recuperata, e merito ai ragazzi del campus che hanno continuato a sviluppare il loro gioco. Il campus come l'ha visto? Formazione molto giovane che sta chiudendo il proprio ciclo biennale, ma che pian piano insomma sta cercando di crescere sempre di più. Sicuramente qualche giocatore ha preso il volo con questo progetto e sicuramente questo lo ha aiutato anche magari nel proseguo della propria carriera a avere una mentalità professionale. Per il resto è una squadra che si allena tanto, sicuramente più di tante altre squadre che militano nel campionato, per cui non è da sottovalutare, ha fatto il suo bel percorso e chiaramente sta raccogliendo i frutti nella seconda parte del campionato. Il dato positivo di queste ultime giornate insomma è rivedere Battaglia in campo e soprattutto segnare, insomma, come hai fatto anche questo? Sì, è sempre bello fare gol e dare una mano alla squadra per quanto si può, e sono contento, siamo contenti, è la seconda vittoria consecutiva. È stata una partita difficile soprattutto nel primo tempo, ma poi abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a distaccare e siamo molto contenti di questo risultato. Senti, il tuo lungo stop come l'hai vissuto e come stai vivendo adesso questa partecipazione con questo gruppo, insomma questo ritorno in campo e anche segnato? È lungo, è uno stop lungo, non giocare per tanto tempo è complicato, però piano piano ce l'hanno fatta tutti, quindi ce la farò anch'io tranquillamente e tornerò a giocare come meglio posso e non vedo l'ora di riuscire a dare una mano alla squadra. Terza vittoria in campionato, tre vittorie e tre pari, il bottino con i 9 punti fino adesso conquistati, ma soprattutto è la prima volta che il campus riesce a vincere due gare consecutive. Sì, ma anche per questo siamo molto contenti. Di continuità. Esatto, è la seconda vittoria consecutiva, la prima dell'andata era contro Rubiera, che siamo riusciti a vincere anche al ritorno. Questa sicuramente
strappare due vittorie contro una stessa squadra è sicuramente una cosa molto positiva. Poi è arrivata la vittoria anche contro Romagna, quindi sicuramente siamo molto contenti e si vede il miglioramento, ecco. In grafica possiamo vedere anche la classifica del campionato di Serie A Gold dopo le gare che si sono giocate nel turno infrasettimanale, il mercoledì dei derby che ha visto per l'appunto vincere il Campus Italia, ma si sono giocate anche tutte le altre gare sui rimanenti campi della massima serie della Serie A Gold. Nel prossimo fine settimana tornerà in campo anche la Serie A 1 femminile, ne parliamo dopo. Però innanzitutto, però, sempre parlando di Campus, Andrea, ti chiedo una valutazione più generale. Tu lo chiedi sempre nelle tue interviste agli altri allenatori, a chi viene a far visita alla Casa della Pallamano per affrontare il Campus, una tua valutazione su un progetto di questo tipo, che è un progetto effettivamente, in inglese si direbbe disruptive, che è entrato a gamba tesa nel panorama della pallamano italiana. Sì, diciamo che non ci eravamo abituati a progetti di questo tipo, progetti che in un certo senso portano a far crescere, a far vivere un gruppo insieme e costruire atleti per il futuro. Io ricordo sempre l'esempio della Francia, perché la Francia poi è nata così a livello pallamanistico internazionale. Se ricordiamo la Francia, dove era 30 anni fa, 20 anni fa, era dietro all'Italia nel ranking europeo e mondiale. Poi è diventata quello che è diventata anche perché ha cominciato a fare stage, campus, squadre federali, cioè ha cominciato a creare quel tipo di lavoro che poi ha fatto lievitare il movimento, quello francese, cosa che si sta facendo anche qui in Italia. È un lavoro importante che io mi auguro possa essere fatto magari anche al femminile, con altri gruppi, perché poi è un lavoro che porta sicuramente a far crescere gli atleti, a far appassionare. Io vedo spesso molti genitori, familiari che vengono qui a chiedere proprio di assistere alle gare del Campus Italia, quindi è un modo anche per socializzare, per crescere, non solo come atleti ma anche come uomini per questi ragazzi, no? Sei abruzzese e allora tutto questo si inserisce anche in un lavoro e in una soprattutto sinergia da parte della federazione con la regione Abruzzo e all'interno del centro tecnico federale. È imprescindibile, un progetto di questo tipo probabilmente non potrebbe esistere senza un centro tecnico federale. Assolutamente no, è di base avere un centro tecnico federale. Questo centro tecnico federale non a caso è chiamato la Casa della Pallamano, cioè, e deve essere giustamente chiamato così proprio perché rappresenta proprio un punto di riferimento non solo per questo gruppo, per il Campus Italia, ma anche per le varie rappresentative, per avere un punto dove poter formare vari gruppi, varie selezioni, varie squadre delle varie categorie, insomma come avviene un po' con le varie rappresentative giovanili, la nazionale senior e via dicendo, cioè è un punto di riferimento anche per riuscire a creare quei gruppi che potrebbero diventare importanti, senza dimenticare che poi geograficamente chiedi proprio al centro dell'Italia, quindi anche facilmente raggiungibile un po' da tutta Italia, no? Indubbiamente questo fa sì che poi il centro tecnico venga utilizzato dalla federazione non solo per le attività del campus o per gli stage delle squadre nazionali, ma anche come sede di tanti appuntamenti che riguardano anche i club. Penso solamente alle finals giovanili che si svolgono tutte qui in Abruzzo, che si svolgeranno in Abruzzo, alle finals promozione della Serie A2, al maschile e al femminile, davvero tanti appuntamenti. È stata protagonista proprio l'anno scorso delle finals di A2, due anni fa, il Secchia Rubiera, che aveva vinto qui il suo campionato di Serie A2 proprio all'interno di questo impianto, centrando la promozione in Serie A Gold. Adesso non ha vissuto un bel momento per merito o per colpa del campus, la formazione reggiana, che è caduta in casa sabato scorso 37-30. È stato il ritorno per il Campus Italia alla vittoria dopo un lunghissimo periodo di miglioramenti, l'abbiamo detto, ma anche purtroppo di sconfitte in campionato. Abbiamo ascoltato le voci al termine della partita raccolte all'interno del Palaburzi, l'impianto che ha ospitato la gara proprio nella provincia di Reggio Emilia. Pasquale Maione, vittoria senza se e senza ma, netta, assolutamente meritata. Tra l'altro, permettimi la battuta, però dovreste giocare sempre contro Rubiera, non avreste rivali. Sì, guarda, sono particolarmente contento perché praticamente sono i primi punti che facciamo al giorno di ritorno e chiaramente quando perdi sempre i ragazzi magari non riescono a capire la qualità del lavoro che stanno facendo. Oggi, come hai detto tu, credo che è una vittoria meritata dall'inizio alla fine e quindi i ragazzi erano soddisfatti. Io sono contento per loro perché sono sempre ragazzi di 18 anni e qualche vittoria, qualche punto a volte fa bene al morale e poi se vengono così credo che devono festeggiare oggi nello spogliatoio. Senti, dal punto di vista tecnico cosa c'è da sottolineare nella partita di stasera? Io sottolineerei soprattutto il punto di vista emotivo, nel senso che mi è sembrato che il Campus Italia avesse la testa
per pensare di vincere questa partita, a differenza di un avversario che invece proprio non ce l'aveva? Sì, devo dire che noi non abbiamo pressione addosso, mentre Rubiera ce li ha, perché Rubiera lotta per la salvezza, e quindi ci sta che Rubiera non poteva sbagliare questa partita. Invece noi veniamo a giocare una partita, non una, giochiamo tutte le partite consapevoli che se si perde non succede niente, quindi questo chiaramente può portare difficoltà a voi e facilità a noi. Noi chiaramente siamo stati bravi ad approfittare dei vostri difetti, delle cose che non sono andate oggi, e noi devo dire che abbiamo fatto una partita stupenda veramente, e in difesa abbiamo giocato veramente bene per 55 minuti, poi gli ultimi 5 abbiamo mollato, però ci sta, e in attacco abbiamo risposto ad ogni cambio di difesa della squadra avversaria, abbiamo risposto perfettamente. Ritorniamo insieme dando un'occhiata anche in questo caso con l'ausilio della grafica al programma della prossima giornata, la 24esima stagionale di Serie A Gold. Come detto, Campus Italia che dovrà far visita al Conversano. Andrea, una gara proibitiva, ma per i ragazzi è affascinante sfidare squadre più o meno al loro livello, come è accaduto con Romagna e Secchia Rubiera, e cimentarsi per vincere. È affascinante poi affrontare giocatori come Pablo Marrocchi e grandissimi altri campioni e protagonisti della nostra Serie A Gold, candidati per vincere il titolo. Sì, ci si trasferisce in Puglia, perché prima Conversano e poi Fasano nell'arco di 7 giorni, quindi insomma sarà una lunga settimana, insomma, di due partite sicuramente di crescita per questo gruppo, perché poi da questi giocatori bisogna anche saper apprendere i segreti, insomma, gente che lotta per lo scudetto, insomma, sa come si vincono i campionati, e quindi tra Conversano e Fasano sarà importante, insomma, carpire anche un po' i segreti dei due gruppi. Poi ci sarà la settimana di sosta per le festività pasquali, e poi nell'ultima di campionato arriva Carpi per provare magari a chiudere in bellezza. Quindi questo è il finale più o meno della stagione per il Campus Italia, restando proprio nell'immediatezza degli eventi e tornando quindi a Conversano. È la classica gara in cui non si ha nulla da perdere, nel senso che bisogna entrare in campo, cercare di giocare con la massima tranquillità, e poi quel che verrà verrà, l'importante è che serva di ausilio per crescere ancora di più. Cuor leggero, mente libera per i ragazzi del Campus, un po' meno invece per, passando alla Serie A1 femminile, per la Starmed TMS Teramo nella Serie A1, nel massimo campionato. Teramo che sta lottando per evitare la retrocessione, sfida difficile quella che aspetta la compagine allenata da Daniela Palarie in trasferta sul campo della C Lifestyle Erice, una delle candidate per la vittoria del tricolore. Prima facciamo il punto del servizio, poi ne parliamo insieme. Salerno guarda tutte dall'alto, Pontinia insegue e appena dietro si riaffaccia la C Lifestyle Erice. Con l'aggiunta di Brixen, comunque a più 4 dal quinto posto, il novero delle potenziali semifinaliste per lo scudetto della Serie A1 prende corpo pian piano. Ciò che rimane in ballo più di qualunque altra cosa è il discorso legato agli abbinamenti, alle posizioni e perciò agli incroci dei playoff. Poi ci sarebbe anche l'argomento scottante della retrocessione, dove Teramo, Mestrino e Mezzocorona danzano pericolosamente sul ciglio del precipizio che le condurrebbe in A2. Per una Yomi Salerno che non cade nella trappola del pala farfalle, supera con un agile 32-20 Padova. Nel sabato appena concluso c'è soprattutto però il limpido 32-27 di Erice sul campo di Bressanone. Senza Mirchichi e Storosuk spiccano Gorbaziova, 11 reti, e la solita Karima Eko, protagonista di giocate pirotecniche come questa. Non si può dare niente per contatto, però il lavoro che noi dobbiamo fare, tenteremo di farlo, ci prepariamo per quello. Il nostro obiettivo è classificare al playoff, e niente, cioè, penso che arriveremo, però ancora manca. Le chance delle laziali di riavvicinarsi a quel primo posto detenuto per lungo tempo passano per la super sfida di sabato prossimo contro Salerno. Tra le campane predica concentrazione la giovanissima Giulia Rossomando, autentica rivelazione della stagione salernitana. La prossima sarà uno scontro veramente diretto, però questa è stata una prestazione incredibile. Okay? Come si migliora questa squadra? Certamente c'è da migliorare sia in fase offensiva che in fase difensiva, e ovviamente bisogna sempre guardare al presente, quindi affrontare partita per partita e mai dare nulla per scontato e mai dare l'avversario per scontato.
Nella zona play-out diventano determinanti anche gli scontri che chiamano in causa Securfox Ferrara e Casal Grande Padana. Le ferraresi ricevono Padova dopo il capitombolo patito a mezzo corona. Trentine ora a più 3 sull'ultimo posto e di scena al Palacheope contro le reggiane di coach Marco Agazzani, reduci a loro volta dal ritorno al successo nel match dell'Extra Forum a spese del Tusce Prato. In grafica stiamo vedendo anche in questo caso la classifica della Serie A1 femminile, in sequenza anche il prossimo turno con questa sfida per Teramo sul campo di Erice. Situazione complicata per Teramo, ovviamente poteva essere in preventivo, è una squadra neopromossa che lo scorso anno, negli anni scorsi per la verità, ha giocato la Serie A2. Al tempo stesso è una classifica che mette ancora Teramo nelle condizioni di poter lottare, visto che la salvezza, almeno passando per i play-out, è comunque raggiungibile in termini di punti. Certo che realisticamente in questo momento l'obiettivo è quello di evitare l'ultima piazza, insomma, che poi è quella che porterebbe direttamente in Serie A2. Dalla penultima in poi ci sarebbe il discorso dei play-out e quindi l'obiettivo credo che debba essere questo a questo punto, cioè cercare di conquistare quei punti utili per cercare di arrivare almeno ai play-out, per poi insomma giocarsi il tutto per tutto in quegli scontri diretti dei play-out che insomma serviranno per sancire le squadre che si salveranno e quelle che poi retrocederanno in Serie A2. È stata una stagione un po' tribolata per Teramo, ma è vero che è una neopromossa, è vero che le problematiche poi servono anche per crescere, insomma ci auguriamo che in un certo modo possa in qualche modo riuscire a ottenere questo risultato. Anche perché gli scontri diretti, quelli dei play-out, potrebbero permettere, visti i valori emersi poi negli scontri diretti già in regular season a Teramo, di giocarsela effettivamente. Sì, anche questo è vero, poi sappiamo bene che le gare secche, quelle di playoff e playout, sono gare anomale, non fanno parte di una stagione, può succedere di tutto, può succedere che ci sia una giornata favorevole oppure una negativa, insomma in pochi episodi, in poche gare, in pochi minuti si possono decidere stagioni e si rimette in gioco tutto tra l'altro, perché insomma i valori poi vengono sovvertiti anche un po' dall'andamento in campo più che da quello che è successo prima. Vedremo naturalmente come andrà per la Starmed TMS Teramo, che lo ricordo ancora affronterà Erice in trasferta. Erice vincitrice, detentrice dell'ultima Coppa Italia, vinta nel febbraio scorso all'RDS Stadium di Rimini. Adesso andiamo in pausa, ci fermiamo, nella seconda parte parliamo di Serie A2 e di Serie B. Seconda parte della Casa della Pallamano dedicata alla pallamano regionale, alle formazioni abruzzesi impegnate in modo particolare nei campionati di Serie A2 alla maschile e di Serie B. Per quanto riguarda il girone Abruzzo-Marche, sempre più complessa, Andrea, la situazione della Lions Teramo e della Presider Pescara, e da qui forse possiamo allargare il discorso. È un momento un po' difficile per la pallamano abruzzese in generale, sono anni forse di ricostruzione, ce lo auguriamo naturalmente, anche partendo forse da qui, da quello che si fa proprio all'interno del centro tecnico. Sì, è vero, non è un periodo dei migliori per la pallamano abruzzese. A livello femminile abbiamo già parlato insomma dei risultati del Teramo femminile, così come a livello maschile le uniche due rappresentanti, Pescara e Teramo, purtroppo sono proprio lì nei bassi fondi della classifica e devono lottare per cercare un po' in qualche modo di salvaguardare almeno la seconda serie, che poi diventerà terza l'anno prossimo tra l'altro, quindi andremo in mantenimento, diciamo, sarebbe un'automatica retrocessione in partenza, diciamo, al di là insomma del risultato effettivo sul campo. E forse ecco, bisognerebbe provare più a tornare a lavorare con i giovani, cosa che però a dir la verità a Teramo per esempio è stato fatto. De Angelis, che col campus è un esempio insomma, e non solo lui insomma, quindi forse con i giovani si è continuato lo stesso a lavorare, però ecco, ci sono delle annate che magari portano meno frutti o più frutti, insomma io mi auguro che si possa ripartire da lì, dai giovani, anche perché se andiamo a vedere ciò che esprime Teramo in questo momento, se prendiamo singolarmente i giocatori in giro per l'Italia, un 7 ci esce insomma, vero Matteo?
Un set niente male, perché poi alla fine tra i vari giocatori sparsi, penso solo a Pasqualino Di Giandomenico, portiere del Conversano, campione d'Italia, e o a Stefano Arcieri alla sinistra del Brixen, ma non soltanto loro, Alessandro De Angelis, Riccardo Di Giulio, gli stessi Tommaso De Angelis e Federico De Ruvo, insomma sono veramente tanti, Giorgia Di Pietro al femminile, sono veramente tanti i giocatori teramani sparsi in giro per l'Italia e che primeggiano nel massimo campionato sia al maschile che al femminile. Sostanziamo quello che dicevamo con l'aiuto delle grafiche, vediamo in rapida sequenza sia la classifica che il prossimo turno della Serie 2 alla maschile, in modo particolare all'interno del girone B. Come potete vedere, sia Lions Teramo che Prestiter Pescara sono le ultime due squadre della classifica, 8 punti per i teramani, 5 per i pescaresi, squadre che appunto rischiano a questo punto della stagione in maniera concreta di retrocedere nel corso della prossima annata, della prossima stagione. Stiamo vedendo in grafica anche il prossimo turno, parliamo rapidamente anche di Serie B mentre siamo in chiusura, vediamo che si è chiusa la regular season e la classifica fa sì che vadano a giocarsi la promozione le squadre aventi diritto, ovvero il Chieti in ordine di classifica, l'Ancona, il Città Sant'Angelo, il Pescara ed il Falconara sono le squadre che lotteranno per la promozione nella Serie A bronzo e non più Serie A 2 del prossimo anno. Siamo ai saluti, Andrea, io ti ringrazio. Grazie a te Matteo e un saluto naturalmente a tutti i telespettatori. E noi ci ritroviamo con la Casa della Pallamano la prossima settimana, torneremo nel nostro studio abituale, sempre su Rete 8. Augurio che anche, anzi soprattutto all'interno della Casa della Pallamano non cambia. Buona pallamano a tutti, alla prossima.